sfida, secondo me, è quella di trovare una ispettoria della Cina, dei Salesiani SDD, più forte, più consistente, con più forze salesiane, anche SDD, e questa è allo stesso tempo una opportunità, perché penso che tra missionari e con una pastorale giovanile e forte, coraggiosa, sicuramente nella visita prossima il rettore maggiore troverà una ispettoria senza paura e con tanta voglia di fare cammino con i giovani. Una sfida continua a essere una famiglia salesiana più grande, una famiglia salesiana che ho sentito bella e gioiosa, però dobbiamo crescere, come vi ho detto, in tutti i sensi. Perciò questa sfida si traduce nell'opportunità di una famiglia salesiana molto responsabile, molto capace di avere una leadership e tutti i gruppi per essere significativi nella Chiesa Cattolica qui, di queste parti del mondo. Una sfida continua a essere, secondo il lema del capitolo, quale Salesiani per i giovani d'oggi. Il mio sogno è che il prossimo rettore maggiore, quando venga, possa trovare una realtà di confratelli buona come questa che io ho trovato. Tante volte sono arrivati anche alla eroicità, e il futuro deve essere così, per una eroicità dove sottolineo soprattutto chi sicuramente non altre difficoltà vissute negli anni precedenti, però questa eroicità di dire i giovani sono la nostra predilezione, i giovani sono quelli che danno tanto entusiasmo a tutti i miei confratelli SDV della provincia cinese. Trovo in questo bellissime opportunità per una ispettoria che, come ho detto, è bella, è positiva, è molto diversa. È stato bello conoscere Macao, conoscere Hong Kong, conoscere parte di Taiwan, non sono riuscito ad arrivare a Tainan, conoscere la cultura cinese in tutta la sua estensione. E veramente, mi permetto di dire, secondo me, il sogno di Don Bosco appena ha cominciato. Io sono convinto che il sogno di Don Bosco avrà un sviluppo bellissimo nei prossimi anni. Questo è anche sfida, però è anche una bellissima opportunità. Voglio finire ringraziandovi per questi giorni, per tanta generosità, tanta attenzione che ho ricevuto. È vero che in qualche modo vi dico, lascio parte del mio cuore anche qui con voi, e in tutto il mondo dirò la ricchezza e bellezza che ho trovato del carisma salesiano in questa terra di santità e di martirio. Ciao carissimi amici, ciao mia cara famiglia salesiana, ci vediamo.